Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. In questo gameplay walkthrough che sto portando del gioco dall'inizio alla fine, tutto in 4K su PC, ci siamo svegliati nel cuore della notte per andare a cercare il nostro apprendista, Caspar, che a quanto pare non è tornato a dormire. Questa era la notte di San Giovanni, dove gli abitanti hanno indetto una festa nel villaggio, hanno allestito una festa nel villaggio con un rogo gigante nella piazza centrale, e abbiamo visto che Caspar non è tornato. Noi stessi l'avevamo lasciato fuori di notte dicendogli: va bene, divertiti, però poi torna a dormire, stai attento. Ci eravamo preoccupati e abbiamo avuto una sorta di sogno premonitore che ci ha detto: attento, attento. Ci ha fatto ricordare appunto la sorte di nostro figlio, che a quanto pare è morto da piccolo. La sorte, il rapporto con nostra moglie, che invece si è inaridito nel tempo. Una moglie che a quanto pare non amavamo in realtà, ma che abbiamo sposato perché era un matrimonio combinato. Ora bisogna cercare il buon Caspar. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Abbiamo avuto anche una premonizione da parte della suora Medi, che sta qui dentro, la Anacoreta, che vive qui in clausura. E aveva detto compieta, ovvero l'ora della notte, l'ora in cui siamo adesso. Io adesso azzardo l'ipotesi, ragazzi. Alla compieta sicuramente succederà qualcosa. Non è che questa volta l'omicidio, la vittima dell'omicidio è il nostro apprendista? Diamo un'occhiata in giro. Andiamo qui nel villaggio dove c'era la festa. C'è solo 8 qui. Il braciere ormai è spento. Questo fa la... Ok, sì, solita, di solito... Solita descrizione. Salve Otto. Ciao Andreas, ti stai godendo il falò? Il tuo costume sembra proprio una raffinata camicia da notte. Sto cercando Caspar, l'hai visto? No, non ho visto il ragazzo questa sera. Un gruppo di abitanti della città è andato nella foresta per raccogliere erbe, però. Prova a vedere se è andato con loro. Goditi la festa già che ci sei, Andreas. Stiamo mostrando all'abate qualcosa. Ok, avevo già intenzione di andare nella foresta perché era palese che sarebbero stati lì. Allora, di qua c'è... Ok, di qua non si va nella foresta. Da questa parte si va nella foresta, perché era palese che fossero andati là. Quindi noi andiamo verso la foresta. Eccoli qui, infatti. Inquietante. Vediamo se nella casa del lercio c'è qualcuno. No, nessuno. Al santuario? Al santuario? Sì, eccolo qui, Caspar. Oh, qualcuno è scappato. Avete visto? Ciao, Caspar. Maestro Andreas? Cosa ci fate qua? Caspar, grazie a Dio. Ero preoccupato quando non ti ho visto tornare. Dove sei stato? Ero al falò con Killian, ma poi ho sentito un putiferio nel bosco e sono andato a vedere cosa stesse succedendo. Aia, ecco l'abate. Padre Gernot, cosa ci fate qui? Stavo inseguendo uno dei cittadini, ma ho perso le tracce di quel buffone in costume. Nessuno entri nella foresta. Scoprirò chi sta infrangendo le regole e lo scomunicherò. Aia, l'omicidio? Cos'è stato? Qualcuno sta urlando in città. Quest'anno stanno davvero esagerando con questa assurdità. Torniamo in città a vedere cosa sta succedendo. Torniamo in città insieme per capire cos'era quel baccano. Ok. Ah, ora il padre si è unito al nostro gruppo. Non possiamo andare di qua, attenzione. Possiamo solamente tornare in città. Ah no, perché c'era la cutscene. Ma non potevate fermarlo quel tipo a fargli lo sgambetto, no? Non ho mai visto questi fiori prima d'ora. Chissà dove li hanno trovati. Chi era la persona che stava scappando? Difficile sapere chi si nasconde sotto quegli stupidi costumi. Che importa? Andiamo a vedere cosa sono quelle urla. Ma infatti, chi se ne frega quel tipo? A parte che potrebbe essere l'assassino. Oddio, quello è Otto? No, è morto Otto. Morto? Sì, temo di sì. Qualcuno ha sciolto la fune. La piattaforma lo ha schiacciato. Che cosa? Come è potuto accadere?
Io, Baltas e Leonard abbiamo sentito il tonfo e siamo usciti a vedere cosa fosse successo. Giusto, e poi abbiamo visto una figura travestita che si precipitava via dalla Rat House. Era senz'altro la persona che ha sciolto la fune. E tu cosa stavi facendo nel frattempo, Leonard? Ero a tavola con questi gentiluomini. Ah, è un peccato che tu stavolta non possa incolparmi, Peter. Caspar, guarda se Otto aveva su di sé un biglietto. Eh? Fallo. No, maestro, non c'è niente. Sei sicuro? Cosa vi aspettavate? Non saprei. Ovviamente si aspettava di trovare uno dei biglietti che aveva anche il barone Rotvogel. Mio Dio! Otto! No, no! Voi! Deve averlo ucciso l'abate! Quel bastardo non ha mai sopportato Otto. Lo sapevamo tutti. Abbiamo bisogno di risposte. Come vi permettete? Non ho intenzione di stare qui a farmi accusare di un atto così efferato da un contadino. E scappa, giustamente. Inseguiamolo! No, un momento, la batterà con noi, è innocente. Giusto, è impossibile che sia stato lui a uccidere Otto. Caspar ha ragione, anche se non abbiamo alcuna prova. Prendete anche il minatore e il ragazzo. Andremo a fondo della questione. Corri, Caspar! No, ma avrebbe abbandonato di Caspar, è scappato via. All'abbazia! Vai, vai, scappa, scappa! Ma se ci facciamo prendere? Cosa succede? Io adesso non sto correndo e sta facendo lui da solo. Quindi non possiamo farci prendere? Ok, è abbastanza scriptata allora la cosa. Corriamo più veloce. Andiamo, andiamo, andiamo. Fratelli! Alla biblioteca, ora! Hanno attraversato la chiesa di corsa, da questa parte! Dovremmo convincerli a farci aprire ora? Hanno chiuso a chiave la porta! Ah, ok, no, direttamente ci prendono. Andreas, togliti di mezzo. La morte di Otto deve essere vendicata. Non può essere stato l'abate, era con noi quando abbiamo trovato il corpo. È vero, è arrivato con te. Ma prima dov'era? Non lo sai nemmeno tu, vero Andreas? Chi altri avrebbe voluto la morte di Otto? Codardo, assassino! Andreas, spostati! Non mi muovo, non vi farò entrare. Se inseguirete Gernot, il vero assassino riuscirà a fuggire. Lo detesto quanto voi, Peter, ma la violenza non è la risposta. Rimani dove sei. Lo detesto quanto voi, Peter, ma la violenza non è la risposta. Nessuna pietà, vieni fuori, è un mostro! Se quei monaci non vengono subito fuori di lì, daremo fuoco all'intero edificio. Siete tutti impazziti! Anche se non vi fidate dell'abate, fidatevi di me. Giuro che non è stato lui a farlo, era con me. Sentite, Gernot non era l'unico a provare disprezzo o antipatia per Otto. Deve essere stato qualcun altro a ucciderlo. So che avete tutti delle buone ragioni per odiare l'abate, ma non è lui il colpevole. Proviamo con la prima. C'ero anch'io, il maestro Andreas sta dicendo la verità. Maledizione, e va bene, hai un giorno di tempo per trovare il vero assassino, Andreas. Se non ci riuscirai, torneremo a prenderci l'abate. Ok, quindi si ripropone più o meno la stessa meccanica del primo capitolo, ma con i tempi molto più contratti. Andreas, voglio solo che sia fatta giustizia per mio marito. Ti prego, trova l'assassino. Giuro che troverò chiunque abbia ucciso Otto. Ok, abbiamo quindi un giorno di tempo. Beh, giustamente abbiamo dormito. I contadini sono convintissimi che Gernot abbia ucciso Otto, ma sarebbe stato impossibile. Il temperamento di Peter è un problema. L'abate è un bersaglio facile perché era avverso a Otto e alla sua causa. Tutti sapevano che Gernot e Otto erano in disaccordo. Non gli augurerei la morte, ma l'abate è uno sciocco. Tutti sapevano che Gernot e Otto erano in disaccordo.
Molti contadini odiano l'abate e vorrebbero vederlo soffrire come hanno sofferto loro. Maestro, Peter era furioso. Vi ha dato soltanto un giorno per trovare il colpevole. Perché avete accettato di scoprire chi è il vero assassino di Otto? L'ultima volta non è andata bene, giusto? Perché immischiarsi di nuovo? Tutti meritano giustizia, Caspar. Qualunque cosa, pur di non dover tornare a Norimberga. Non voglio parlarne. Qualunque cosa, pur di non dover tornare a Norimberga, no dai, tutti meritano giustizia. Siete molto buono, maestro Andreas. Quindi, chi pensate che sia stato? Da dove possiamo cominciare? Dovremmo parlare con Lennart. Ha sempre odiato i contadini e sostenuto l'abate, ma non è stato lui. L'altro giorno ha avuto parole molto esplicite contro Otto alle comuni. Avrebbe potuto odiare Otto al punto di ucciderlo. Vale la pena di parlare con lui per scoprirlo. Anche se non avesse ucciso Otto, forse sa chi altri aveva il momento per farlo. Oh, che ne dite di Martin Bauer? Quando l'abbiamo visto parlare con Otto, sembrava che stessero discutendo. Ne dubito. Martin era dalla parte di Otto e dei contadini. Martin è sempre stato un beota. Una discussione abbastanza intensa potrebbe averlo spinto a uccidere Otto, no? Varrebbe la pena parlare con Martin per scoprire di cosa stavano discutendo. Potrebbe avere un'idea su chi volesse uccidere Otto. Buona idea. Chi altri? Scommetto che riusciremo a trovare altri sospetti. Dovremmo fare qualche altra indagine per scoprire chi è l'assassino, ma sarà meglio sbrigarsi. L'assassino potrebbe averlo confessato a padre Thomas. Io continuo a pensare che sia Thomas il colpevole di tutto. Probabilmente no. Sarebbe avventato. Può darsi, ma anche se fosse padre Thomas legato al segreto della confessione, non ce lo dirà. Tuttavia, potremmo origliare le confessioni. Dal momento che è appena stata la vigilia di San Giovanni, tutti gli abitanti della città verranno a confessarsi. Già, uno dei cittadini potrebbe aver sentito qualcosa. Sarebbe un buon punto di partenza. Potremmo anche chiedere a qualcuno alla mano d'oro. Una pinta o due potrebbero far sciogliere qualche lingua. E la persona che andava di corsa nella foresta indossava dei fiori che non avevo mai visto prima d'ora. Giusto, dobbiamo andare nei boschi a scoprire dove si trovano. Potrebbero darci qualche indizio sull'assassino. Abbiamo un sacco di punti di partenza validi, anche se c'è poco tempo. Abbiamo buone possibilità di trovare il vero assassino. Va bene, mettiamoci al lavoro. Allora, io cosa farei ora? Andrei nella foresta per trovare il fiore. Parlerei alla gente qui nella locanda e non andrei da Lennart perché mi sa che lui ci porta un po' a casaccio. Andrei sicuramente ad ascoltare le confessioni e andrei da Martin perché Martin sapeva cosa stava tramando Otto. Vi ricordate? Perché Otto ci aveva detto che lui aveva una prova inconfutabile che il santo era con loro. Lui era strasicuro di poter vincere appunto. Però non ci aveva detto di cosa si trattasse. Forse Martin lo possiamo convincere a dircelo. Queste sono le mie tre opzioni, le mie tre piste. Salve, maestro Mahler. Posso fare qualcosa per te? Sì, in effetti. Hai avuto parole molto esplicite contro Otto alle comuni. A cosa ti riferivi? Esattamente a quello che ho detto allora. Non voglio che qualcuno si faccia male, soprattutto adesso. Abbiamo già avuto un morto a Tassing. Non abbiamo bisogno di altri. Questo non spiega perché ti sia fatta avanti. Otto non ha mai sostenuto la violenza, ma non è vero. Eri contrario alle idee di Otto, però. Lui parlava contro la violenza. Ma no, lui non parlava contro la violenza. E la situazione dei contadini? Anche loro stanno morendo. Provo pena per i contadini, davvero. Ma i loro soldi non terranno aperte le nostre porte. Io e mio marito abbiamo bisogno di guadagnarci da vivere. La mano d'oro si affida a pellegrini e viaggiatori per i suoi affari, Andreas. Se Otto fosse riuscito nel suo intento, tutto sarebbe precipitato nel caos. La Svevia sta già bruciando. Abbiamo bisogno della legge per vivere una vita civile, Andreas. Ciò che Otto sosteneva mi spaventava. Beh, ora non va certo meglio. Otto era l'unica cosa che tratteneva Peter, ma no, dai. Farò tutto il possibile per trovare l'assassino e riportare l'ordine a Anna. Grazie, maestro Mahler. Ti auguro buona fortuna. Anche perché è inutile torchiarla, lei palesemente non è stata lei. Scendiamo. Salve, Joshua. Salve, Killian. Salve, Nico. Maestro Mahler, c'è qualcosa che posso fare per voi? Avete sentito qualcuno qui dentro parlare dell'omicidio di Otto? Non solo parlarne, ma sapete. Sì, sai cosa intende. Ha capito, Caspar, grazie. Come se vi avessero qualcosa a che fare? Oh no, penso che ricorderei qualcosa del genere. D'altronde, cerco di non origliare le conversazioni. Non voglio che mi urlino contro o peggio. Ma forse potreste essere più fortunato parlando con gli avventori.
La birra tende sempre ad allentare le labbra della gente. Pagate un giro per tutti e avrete la situazione in pugno. Starete qui per un po', però. No, idea interessante, forse più tardi. Dovremmo sprecare la giornata stando qui. Per me questi non sanno un bel niente, non ci portano da nessuna parte. L'ho detto, foresta, confessioni e Martin. Quindi andiamo prima di tutto nella foresta. Questo è il fiore? Guardate, maestro Andreas, fiori. Non sono quelli che hai trovato, però. Vedi i petali? Continuiamo a cercare. Ok, questo niente. Casa del Lercio. Altri fiori qui. Ecco alcuni fiori, maestro. Simili, ma non uguali a quelli che hai trovato. Continuiamo a cercare. Salve Lercio, tu sai qualcosa? No. Andiamo nel santuario. Ecco altri fiori. Oh, guardate questi fiori, maestro. Sì, ma questi non sono uguali a quelli che hai raccolto. Dovremmo continuare a cercare. Ok. Magari andando di qui però si sblocca un'interazione. No. E abbiamo molto poco tempo per trovare l'assassino questa volta. Questa cosa mi piace. Cioè, ripetono la meccanica del primo, però ti danno molto meno tempo del primo atto, intendo. Questi non sono. Che dite di questi, maestro Andreas? No, questi fiori sono rossi. Non corrispondono a quelli che hai trovato. Forse sono questi. Maestro Andreas, altri fiori? Non sono ancora quelli che stiamo cercando. Sicuramente troveremo quelli giusti. Ci deve essere una parte della foresta che non abbiamo ancora esplorato. Dovremmo ricontrollare tutte le aree e soprattutto cercare lungo i margini. In che senso? Due innocenti. Dovremmo magari andare di qua? No, di qua non si può andare. Nella cascata? No. No, ho sbagliato a premere A. Non volevo, grazie. I margini della foresta. Proviamo a tornare di qui allora. Ora possiamo andare di lì, vedete. Infamella di un gioco. Andiamo di qui. Maestro, penso di vedere un'apertura dietro questi alberi che porta a un'area più profonda della foresta. Potrebbe essere dove correva quella figura misteriosa in costume quando Otto è stato assassinato? Dovremmo vedere dove porta. Potrebbe volerci un po', però. Torneremo quando avremo più tempo. Andiamo a parlare prima con Martin, allora. Questa comunque è una buona pista, vedete? Questa sì che è una buona pista. Andiamo ad ascoltare le confessioni ora. Vediamo se anche qui dobbiamo smenarci tutta la giornata. Andreas, ti piace il falò? Direi di sì, almeno fino all'omicidio. Sembra che gli omicidi accadano solo quando ci sei qui tu. Comunque, cosa sei tornato a fare? Sono venuto a rendere omaggio a fratello Piero. Perché? Non può sentirti, se n'è andato. Per il mio bene, suppongo. Va bene, lo capisco. Stupido, ma lo capisco. Non riesco a immaginare perché qualcuno dovrebbe venire a Tassing se non per disperazione. Lavorate per padre Thomas? Sì, lo sappiamo già però. Questo dialogo l'abbiamo fatto. Questa cosa qua dovrebbero limarla però, perché questo dialogo qui l'abbiamo già letto nello scorso episodio. Sì, uguale, uguale. Sapete qualcosa dell'omicidio di Otto? Ecco. No, perché dovrei? E perché ti interessa? Sto solo chiedendo. Non si sa mai chi potrebbe aver visto o sentito qualcosa. Beh, io no. Abbiamo finito? Sì, arrivederci. E va bene. Ok, niente, ottiglia. Eccolo qui, Thomas. Oh, Andreas, in che posto sei tornato? Tutto questo è orribile. Semplicemente orribile.
non avrei mai dovuto permettere a Klaus di pubblicare i 12 articoli. Questo è ciò che accade quando la gente comune si agita leggendo sciocchezze. Sciocchezze? È questo che pensate dei 12 articoli? Ho parlato avventatamente. Naturalmente c'è del merito alla base dei 12 articoli. C'è persino merito nelle idee di Martin Lutero, ma non ho intenzione di sostenere che i contadini leggano le sue opere. Questi opuscoli, questi libri, possono far impazzire le persone, renderle furiose. Io e sorella Amalie abbiamo visto cosa succede quando le brave persone diventano parte di una folla. Cosa intendete? Prima del nostro arrivo qui a Tassing, io ero il sacerdote di una città situata nei pressi di un convento benedettino. La città era piena di brave persone, ma le brave persone furono gettate nel panico da un vicino istruito, il medico della città. Aveva letto il Malleus Maleficarum. Gli aveva messo strane idee in testa. L'autore sapeva poco di magia e ancora meno di donne. Il manuale di caccia alle streghe? L'autore fu allontanato da Innsbruck, non è vero? Sì, ma questa notizia non aveva raggiunto il nostro medico. L'autore del libro e il medico condividevano il disprezzo e l'odio per le donne. Il medico era convinto che il convento fosse una congrega di streghe. In sorella Amalie non vide una mistica, ma una donna posseduta da spiriti maligni che pronunciava impietà. Persino Santa Hildegarda fu sospettata a causa delle sue visioni. Ma il magistrato locale certamente non gli avrà creduto. No, infatti, ma non aveva importanza. Il dottore alimentò le paure dei suoi vicini. Qualsiasi cosa facessi o dicessi non faceva alcuna differenza. Non volevano sentire ragioni. Non ascoltarono nemmeno le sacre scritture. Nel cuore della notte si radunarono al convento e gli diedero fuoco. Suor Amalie fu fortunata a uscirne viva. Le altre suore non furono così fortunate. Quindi sono fin troppo consapevole di ciò che può accadere quando una folla si riunisce. Avrei dovuto sapere che sarebbe successo di nuovo. È colpa mia. Sì, è colpa tua, ma non in questo senso. Non dire nulla. Penseresti che la morte di Otto abbia scioccato i contadini facendoli abbandonare una causa senza speranza? Ma li ha solo accesi. Fate il possibile per mantenere calmi i contadini. Sto ancora cercando l'assassino di Otto. Lo farò, ma temo che tutto questo sia oltre il mio controllo. Suppongo che non sia sensato preoccuparsi per ciò che è già successo. Devo assistere la gente della città nel miglior modo possibile, date le circostanze, e pregare per il meglio. A proposito, devo ascoltare le confessioni dei cittadini. È una tradizione di Tassing dopo la vigilia di San Giovanni, nel caso in cui si siano ritrovati in qualche guaio che non può aspettare fino a Pasqua. Devo dare la priorità alla gente del posto, ovviamente, ma se vuoi aspettare qualche ora, posso ascoltarti. Non sei obbligato, ovviamente, ma sarei negligente se non te lo offrissi. In effetti, si potrebbe fare. Vai. Usiamo il nostro prezioso tempo per ascoltare le confessioni. Oh, bene. Potrebbe volerci un po' di tempo per occuparmi di tutti, ma sei il benvenuto a rimanere a pregare. Sono curioso di sentire la confessione del medico. Guardatelo lì, in fondo. Dio vi benedica. Dominus sit vobiscum. Il Signore sia con te. Confesso a Dio e alla Beata sempre Vergine Maria, al Beato Arcangelo Michele, e al Beato Giovanni Battista, e ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, e ai Beati Eleuterio e Cassiano, e al Beato Giovenale, insieme a tutti i santi, a te, Padre, per mia grandissima colpa. Paul, cosa sei venuto a confessare? Ho disobbedito a mio padre e sono andato alle rovine a disegnare. Ah, è vero. Quante volte? 3. Ogni volta che l'hai fatto, sapevi che era sbagliato. Perché hai continuato a farlo? Non lo so, penso solo che sia una regola stupida. Ha ragione, è stupido. Non è questo il punto, Leonard è il padre. Non ti sbagli. C'è altro, Paul? Ho avuto pensieri impuri su una ragazza. Attenzione, quante volte? Io non ricordo esattamente. Tante volte. Va bene, qualcos'altro? Padre, lo dirò a voce bassa. Va bene, Paul. Caspar, vai a accendere una candela. Accendi una candela, non fare nulla.
Riesco a sentire quello che stanno dicendo. Ah, devo andare a accendere la candela, mannaggia me. Perché mi sarei avvicinato. Recita 5 Ave Maria e 2 Padre Nostro. Però forse. Vabbè, qua c'è la preghiera. Però forse abbiamo solamente magari una possibilità per andare a accendere la candela prima che si insospettiscano. E quindi, sinceramente, di stare ad ascoltare Paul non è che mi interessi poi così tanto. Sfruttiamo magari l'opportunità della candela per ascoltare quelle del dottore di confessioni. Ok. Non mi è sembrato molto utile. Forse il prossimo. Ok. Gret, cosa sei venuto a confessare? Ecco padre, ho discusso con mio marito sul modo in cui sostiene i contadini. Ulrich è il capo della tua famiglia, ma il disaccordo non è un peccato. È una cosa seria. I contadini stanno cercando di cambiare qualcosa che è così da sempre. Quando le persone cercano di cambiare il modo di vivere di un luogo, giocano con il fuoco, con il peccato. L'anima di Ulrich è in pericolo? So che Ulrich è un buon cristiano, ma temo che i contadini potrebbero diventare violenti. Pensavo che la morte di Otto avrebbe sconvolto i contadini facendo abbandonare la causa, ma li ha solo istigati e perché pensava che avrebbero abbandonato la causa perché è lui che l'ha ammazzato. Oddio, povero Otto. Maestro Andreas, pensi che Gretta avrebbe potuto uccidere Otto? No, ama suo marito, ma non credo che ucciderebbe Otto. Ok, voi la conoscete meglio di me. Shh, va tutto bene, Gret. Mi dispiace, non avrei dovuto dire nulla, sono qui per ascoltare la tua confessione. No, no, padre, la ringrazio. Certo, ora ricordati quello che ho detto sulla differenza tra il disaccordo e la disobbedienza. Sì, padre. Dio vuole che le nostre famiglie vivano in armonia, ma c'è spazio per il disaccordo, specialmente su un argomento così importante. Ora, come penitenza, recita 2 Ave Maria e un Padre Nostro. Va bene, padre, grazie. Ok, qua recita di nuovo la preghiera che non metterò a leggere perché la sapete anche voi, la preghiera dell'Ave Maria e il Padre Nostro. Una perdita di tempo. Qualcuno confesserà qualcosa di interessante? Dio volendo, sarebbe una vera sfortuna se l'assassino non si sentisse la coscienza sporca. Ci sono altre persone, potremmo essere fortunate. Anna, cosa sei venuta a confessare? Questa sarà una perdita di tempo. Non possiamo scegliere chi viene a confessarsi. Forse, o forse no. Vuoi che esca e dica a tutti che stiamo origliando le confessioni? Per favore, venite ad aiutarci a risolvere l'omicidio. Non è forse, o forse no. Padre, ho rubato alla gente durante la vigilia di San Giovanni. Lei è quella che ci ha rubato il cappellino da piccola, il cappello. Come hai fatto? Ho aspettato fino al falò e poi mi sono allontanata e ho preso delle cose mentre la gente era distratta. È un peccato grave, Anna. Cosa hai rubato e a chi? Una candela dalla casa di Agnes. Ho anche preso una tazza dalla casa di Johann Bauer. E una lettera dalla casa di Martin Bauer. Una lettera? Perché? Non ti ho ancora insegnato a leggere? Non lo so, sembrava carina, l'inchiostro era di un bel colore. Che stupidaggine, potrebbe essere uno di quei bigliettini invece. Non dire nulla. Perché Martin? Dovrebbe avere una lettera carina con un inchiostro colorato e uno di quei bigliettini, sicuro. Deve aver ricevuto una lettera dal burattinaio, infatti. Se è ancora dagli Alban, forse la troverò. Ma perché avrebbe dovuto ricevere una lettera dal burattinaio? Non dire nulla. Bene, Anna, dovresti restituire tutto e scusarti con le persone che hai derubato. Scusarmi? Non posso restituire tutto di nascosto? Probabilmente non se ne sono neanche accorti. No, e se continui così farai la fine di Martin Bauer. Martin ha ritrovato Dio e la sua famiglia, ma non tutte le storie di pecorelle smarrite hanno il lieto fine del figlio il prodigo. Mi dispiace, padre. Chiedi scusa a Dio e alle persone che hai derubato. Sì, padre. Come penitenza aggiuntiva recita 5 Ave Maria e 5 Padre Nostro. Sì, padre. Ok, recita. Cosa sei venuto a confessare? Eri qui a Pasqua. Non dirmi che.
Ecco padre, sono stato con la moglie del mio defunto fratello alla vigilia di San Giovanni. Con Eva? No, aspetta, questo è Johan. Cosa? Ok, ammetto che non me l'aspettavo. Questo è il terzo anno consecutivo. Padre, per favore, abbassate la voce. Non riesco a sentire. Voi? Caspar, vai a accendere una candela. No, questo alla fine è solamente un adulterio. Non penso che abbia a che fare con l'omicidio. Teniamoci la candela. Però io sono curioso di questo, quindi Caspar va a accendere una candela. E riferiscimi cosa dice. Se vedete, si avvicina, quindi può sentire. Tre volte. Tre volte in 3 anni, Johan. Non volevo che accadesse, padre. Ci siamo fatti un po' trasportare al ferro di San Giovanni. Non chiamerei in ca non chiamare in causa San Giovanni. Mi dispiace, padre. Questa storia deve finire, Johan. Il perdono di Dio è illimitato, ma devi veramente pentirti per il tuo peccato. Io non so cosa c'è nel tuo cuore, ma lui lo sa. Se non riconoscete il peccato in voi stesso, allora siete lontano dalla salvezza quanto Tassing da Gerusalemme. Sì, padre. Come penitenza recita 5 Ave Maria e non dimenticare il Padre nostro. 50? Ci vorrà un'eternità, padre. Brucerai per sempre nelle fiamme dell'inferno no se non smetti un punto a questa storia, Johann Bauer. Va bene, ho capito. Grazie, padre. Oh, padre, non posso fare alcuna offerta in questo momento, mi dispiace. Non fa niente, Johann. Non devi darmi nulla. È più importante aiutare la tua famiglia in questo momento. Grazie, padre. Ok, quindi abbiamo acceso una candela per niente. Sapevo che questa storia qui non avrebbe portato nulla, alla fine è solamente un adulterio, però ero curioso di vedere cosa dicevano. Abbiamo, mi sa, altre 2 candele da accendere, vedendo le 2 candele là spente. Bene, cosa hanno detto? Credo che Johan lo abbia già fatto altre 2 volte. Divertente, ma non ci è utile. Mi dispiace, maestro Andreas, forse il prossimo andrà meglio. Eh sì, dobbiamo aspettare. Per me devo aspettare il dottore. Ma dov'è il dottore, tra l'altro? È sparito? Andreas, tocca a te. Va bene, padre. Aspetta qui, Caspar. Sì, maestro. Andiamo a confessarci anche noi, vediamo un po'. Poi anche per non farmi insospettire, scusa, altrimenti è palese che siamo arrivati qui solamente per origliare, no? Potremmo passare direttamente alla parte della confessione, padre? È stata una lunga giornata, penso che Dio capirà. Spero ne valga la pena. Allora, Andreas, cosa vorresti confessare? Potrei iniziare dai bordelli e dall'alcol, suppongo. Ancora, Andreas? È una vita vuota che allontana la testa e il cuore da Dio. Forse è nella mia natura, padre. È nella natura dell'uomo peccare, ma Cristo ci ha dato un cammino verso la redenzione. A Parigi finivo spesso nei bordelli. Così tante grandi città sembrano trasformarsi in tane di iniquità. Hanno abbandonato i costumi e le tradizioni dei loro antenati, per non parlare della loro osservanza della legge di Dio. Perché ti ostini a favorire questi luoghi? Ecco, mi sento solo. Andreas, questi piaceri della carne che ti concedi ti stanno lasciando spiritualmente indigente. Mi sento perduto, padre. Non devi perdere la speranza, Andreas. Cerca Dio nel tuo cuore e lo troverai. Mi addolora sentire che stai soffrendo e questo dolore ti sta portando all'errore. Non posso sapere cosa ti condurrà alla felicità, ma Dio lo sa. Quando torni a Norimberga, chiedi consiglio a tua moglie e al tuo sacerdote. Mia moglie. Ecco, non saprei, padre. Capisco. Mi dispiace, Andreas. Sembra che tu abbia molti problemi da risolvere. Per penitenza, recita 3 Ave Maria e 2 Padre Nostro. E quando provi disperazione, ricorda che la disperazione è tra i peccati più gravi contro Dio. Offende Dio perché non importa quanto possa sembrare terribile la situazione, c'è sempre salvezza attraverso il sacrificio di Cristo. Sì, padre. Ok, allora pregano. Quindi, in realtà la confessione qui è stata abbastanza inutile. O meglio, no, sappiamo della lettera a Martin, quindi va in combo, grazie alla ragazzina.
Sappiamo che Martin aveva ricevuto il biglietto, quindi questa cosa va in combo con Martin. Adesso noi andiamo da Martin. Abbiamo fatto la foresta, cui dobbiamo tornare. Per adesso andiamo da Martin. Bene, posso anche fare la mia penitenza ora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ah, beh, ok, quante volte lo dobbiamo dire? Andiamo un po' più avanti, andiamo avanti veloci. Questo dovrebbe essere l'ultimo, erano tre Ave Maria e due Padre Nostro. Da quello che ricordo. Bene, questo è tutto. Tre Ave Maria, due Padre Nostro. Sì, infatti. Spero che Caspar non si sia annoiato troppo ad aspettare. Si è addormentato. Tira gli schiaffoni. Caspar, svegliati. Andreas. Oh, Amalie. Attenzione, forse potrebbe essere più interessante di quello che si pensava. Suora Amalie, tutto bene? Sto bene. Il corpo mi tormenta, ma il mio spirito vola. In che senso? Sì. Stavi ascoltando le loro confessioni, vero? Sì, speravo di scoprire qualcosa sull'omicidio di Otto Zimmermann. Molti dicono ai loro confessori ciò che non racconterebbero ai loro cari. Quindi avete sentito tutto ciò che abbiamo detto? Avete sentito qualcosa che ci siamo persi? Mi è sembrata una perdita di tempo. Non oggi, ma l'altro giorno ho sentito qualcun altro confessarsi qui. Fratello Guy è venuto qui a confessarsi con padre Thomas. Oh, subito dopo aver parlato con noi. Non dovrebbe essere l'abate il confessore di Gui? Sì, ma padre Gui voleva confessarsi con padre Thomas per due motivi. In primo luogo, stava confessando di aver rubato denaro all'abbazia. Capisco perché non voleva confessarlo all'abate. In secondo luogo, sapeva che padre Thomas stava diventando sospettoso del suo ruolo nella gestione del denaro dell'abbazia. Gui si è confessato con padre Thomas perché su sarebbe stato vincolato dal segreto della confessione. Sì, l'ha detto anche lui. Fratello Gui è un uomo senza scrupoli. Ha anche detto che Otto Zimmermann lo ha affrontato sulle finanze dell'abbazia quando stava facendo le riparazioni. Otto aveva visto fratello Gui che annotava nel libro mastro dell'abbazia e gli aveva chiesto di vederlo. Otto disse che avrebbe dimostrato che l'abbazia stava accumulando denaro, in un modo o nell'altro. Brutta storia. Sembra che Guy, o Gui, avesse un movente per uccidere Otto. Perché ci state dicendo questo, suora Amalie? Sono solo una donna che dimora in questa cella, esclusa dal mondo, ma ho ancora occhi che vedono e orecchie che sentono. Fratello Gui ha abusato della fiducia di padre Gernot e padre Thomas. E così facendo ha profanato il sacramento della confessione per proteggersi dalla giustizia. Questo è il minimo che potessi fare. Faremo tutto il possibile per esporre i misfatti di Gui. Grazie sorella, facciamo grazie. Ora devo pregare, che Dio vi accompagni. Ok, la confessione è stata più interessante di quello che mi aspettassi. Bene, cosa dovremmo fare ora, maestro? Dobbiamo trovare quel libro mastro e le prove dei misfatti di Gui. Perché se Otto avesse costretto l'abate a fargli controllare il libro mastro, l'abate si sarebbe reso conto che Gui stava rubando denaro dall'abbazia. Esattamente. Aveva un movente per zittire Otto in modo permanente. Non ci resta che setacciare l'abbazia finché non lo troviamo. È possibile che anche alcuni dei fratelli e delle suore siano in grado di aiutarci. Ok. Quindi converrebbe. Abbiamo ancora tre slot, mi sa, liberi. La confessione di Gui. Andiamo. Potrebbe convenire puntare sull'abbazia e lasciar perdere la foresta allora. Cosa facciamo? Incriminiamo Gui? Io incriminerei Gui, tanto è un pezzo di merda. Sicuramente non è stato lui a farlo, perché secondo me questo tipo di gioco è il tipo di gioco che non ti farà incriminare l'assassino vero fino proprio alla fine del gioco.
quando capirai chi ha architettato tutto. Allora, fratelli e sorelle, hanno riaperto il santuario? Salve, Suor Margarete. Tua Gertrude ha detto che uno dei cittadini è stato ucciso. Cosa è successo? Otto Zimmermann, il falegname della città, è stato schiacciato da parte della costruzione del Rathaus. Oh no! Ho sentito alcune delle suore dire che si è trattato di un omicidio e i contadini hanno inseguito i monaci nella biblioteca. Suor Zdena ha anche detto che stanno accusando il padre abate. È vero, maestro Mahler? Sì, ma non può essere stato l'abate. Sto cercando di scoprire chi ha davvero ucciso Otto. Prego che tu ci riesca, maestro Mahler. Tutti si stanno spaventando. Ieri sera ho sentito Suor Sophie piangere. Madre Illuminata dice che Dio ci preserverà, ma tutto continua a peggiorare. Forse il Signore sta punendo l'abbazia. Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Possa Dio darci saggezza e grazia per comprendere le sue ragioni, allora. Non so più cosa pensare. È accaduto qualcos'altro nel convento di recente? Beh, mi sono imbattuta in un uomo mentre stavo lavando la lattuga nel capanno delle erbe qualche giorno fa. Beh, così strano? Sì, anche in un monastero comune le logge delle suore e dei fratelli sono separate. Avrebbe dovuto essere in chiesa, visto che erano quasi vespri. Chi era sorella? Potete descriverlo? Posso fare del mio meglio, anche se il capanno era buio. So che era un uomo perché la sua figura era più alta di quella di qualsiasi altra suora e ha grugnito quando mi ha urtata. Potrebbe essere uno dei nostri sospettati, maestro? Forse. Avete riconosciuto la sua voce? No, non ha detto nulla, ma ho sentito la consistenza di uno degli abiti quando mi ha urtata. Anche la sua pelle era più morbida ed è stato spinto all'indietro quando ci siamo scontrate. Mi ha afferrato e mi ha spinta via. Niente barba, inoltre. Che cosa ci faceva un fratello nel capanno delle erbe? Non lo so, mi ha sorpresa, ma è entrato e uscito dal capanno prima che potessi dare voce. Ha anche urtato diverse cose. Penso che fosse uno dei fratelli più giovani. Del resto non sono proprio silenziosi, li sento trascinarsi attraverso il giardino. Ciò lascia ancora dei sospetti. Fratello Lucas e fratello Gui corrispondono entrambi a questa descrizione, così come l'abate. Ma l'abate è la sua casa? Perché mai sarebbe dovuto sgattaiolare di nascosto nel capanno delle erbe? Avete ragione, padre Gernon non avrebbe scavato da queste parti. Perciò rimangono solo Lucas o Gui. Se posso, maestro Mahler. Sì, suor Margarete. Io e fratello Lucas siamo amici. Non credo che si nasconderebbe da me. Perciò rimane solo fratello Gui. Gui è giovane e abbastanza veloce da entrare e uscire in un lampo. Ma suor Margarete, che cosa ci faceva qui? Non lo so, maestro Mahler. Non saprei dire cosa stesse facendo o se abbia preso qualcosa. Quando mi sono resa conto di quello che era successo, Suor Sophie è venuta a prendermi per la cena. Capisco. Che avvenimento strano. L'avete detto a qualcuna delle suore? Ne ho parlato a Suor Gertrude e lei ha convenuto che era molto strano, dal momento che chiunque fosse avrebbe dovuto essere a cena. Potrei essere in grado di aiutarti a identificare quali barattoli di erba ha preso? Dovremmo prima ottenere la sua benedizione, però. È molto pignola riguardo le sue erbe. Mi aiuteresti a trovarla? Certo, sorella. Ok, cerchiamo Gertrude. Eccola qua, trovata. Ok, subito. Suor Gertrude, posso portare il maestro Mahler nel capanno delle erbe? Stiamo cercando tutto ciò che quell'uomo potrebbe essersi lasciato alle spalle. Ah, il vostro misterioso intruso. Perché sei così interessato, Andreas? Potrebbe aver preso qualcosa che si collega all'omicidio di Otto. Molto bene, preferirei che non aprissi ogni barattolo comunque. Alcune erbe devono rimanere sigillate. E quindi, come faremo a capire se ha lasciato qualcosa? Io riconosco i barattoli dal suono. Se li scuoti delicatamente, maestro Mahler, dovrei essere in grado di dirti quali ha preso quando sono entrata. So che ha usato tre orci. Tre orci? Una volta trovati tutti e tre, potremo capire quale ha aperto per ultimo. D'accordo, mi sembra ragionevole. Da questa parte allora.
Ok. Allora. Beh, iniziamo dal primo. No, era qualcosa di diverso, ok. Questo? No. Mandragora. No. Void. No. Batenia. No. Brasuz. Neanche. Bertram. No. Dort. No. Bibots. Neanche. 5 fogli. No. Urtica. Urtica. Neanche. Papavero. Pungo. Sì, ha sicuramente preso quello. Ok. Ringula. Sì, ha sicuramente preso quello. Wunsworth. No. Palium, anzi Psylum, scusatemi. Sì, ha sicuramente preso quello, che è Maestro Mahler. Vi prego di scuotere ciascun barattolo nell'ordine e vi dirò se fa il suono giusto. Ok. Psyllium. Ringula Pungo. Proviamo con Psyllium. No, ok. Per prima ha aperto un altro barattolo. No. Ha aperto il fungo quindi per prima. Ok. Sì, quello era il primo orcio. Sì, ecco, credo abbia usato il secondo orcio. E questo è il terzo. Sì, è questo, è il barattolo giusto. Meraviglioso, sembra ancora sigillato. Vediamo cosa c'è dentro. Delle monete? Oh cielo, ma che cos'è? Abbiamo scoperto dove ha nascosto i soldi qui. Sono un sacco di soldi. Abbiamo trovato i soldi di cui parlava Suor Amari. Gui ha davvero rubato all'abbazia. Cosa? Andreas, che stai dicendo? Amari ha sentito fratello Gui confessare a padre Thomas di aver rubato del denaro dall'abbazia. È qui che deve averlo nascosto. Non c'è da stupirsi che mi abbia spinto via così bruscamente. A quanto pare Otto sapeva anche che aveva preso dei soldi. Oh cielo, dovrei informare Madre Illuminata. Suor Gertrude, vi prego di aspettare. Se ha ucciso Otto, non voglio mettere nessun altro in pericolo per averlo affrontato. D'accordo. Darò la borsa a Madre Illuminata affinché la custodisca. Grazie, Suor Gertrude. Dio benedica entrambe. Ok, l'orcio dei tesori. Abbiamo trovato pure. Che culo, ragazzi. Abbiamo trovato pure l'orcio. Entriamo qui. C'è qualcuno? No, però. Posso parlare con Zedena qui dietro? No, non posso. Andiamo dalla priora. Salve, Suor Illuminata. Andreas, bene, speravo che passasse. Salve, Madre Illuminata. Avevate bisogno di me per qualcosa? Sì, sebbene fossi riluttante a distrarti dalle tue indagini. E non lascio spesso i confini di Kersau, nemmeno in tempi migliori. E questi decisamente non lo sono. Vi aiuterò come posso. Dio ti benedica. Poiché i nostri fratelli sono intrappolati nella biblioteca, è improbabile che abbiano ricevuto da mangiare. Le suore non possono semplicemente portar loro del cibo? Le suore non si sentono a loro agio a muoversi nelle aree riservate agli uomini, anche quando sono presenti, anche solo monaci. Ora i contadini hanno invaso l'abbazia, hanno saccheggiato la sacrestia e bevuto la maggior parte del vino sacramentale. Beh, è quello che farei io. No, immagino che sia una bella situazione. Che non sia una bella situazione. Non credo che i contadini saranno violenti nei confronti delle suore, ma non posso correre rischi. Ho bisogno che tu le accompagni attraverso la cripta e fino ai fratelli. Fingi di non capire. La cripta? Sì, l'ingresso segreto della biblioteca. No, dai, fingi di non capire. Non fare il finto tonto, Andreas. So che sei a conoscenza dell'ingresso segreto della biblioteca. Le sorelle diranno che bisogna prendersene cura dopo tutto il caos che è accaduto lì. Accompagnali dai fratelli in biblioteca e torna quando è finito. Molto astuto, naturalmente lo farò. Mentire ai contadini? Proprio in chiesa? Madre Illuminata! No, dai, siete sicura che sia una buona idea? Non posso prevedere per quanto tempo i fratelli rimarranno intrappolati in quella biblioteca. Questo è il minimo che possa fare. Sono pronto, andiamo. Bene, Suor Gertrude e Suor Matilda verranno con te. Mio Dio! Cosa hanno fatto? Non sono convinto di questo. Ehi,
Nessuno dovrebbe essere in chiesa. Che cosa ci fate qui? Stiamo cercando di ripulire parte del vostro pasticcio. Vacci piano, Carl. Le suore stanno solo cercando di fare il loro lavoro. Di cosa stai parlando? Dobbiamo pulire la cripta e recitare preghiere per gli abati e le badesse sepolte lì. Suppongo che voi non abbiate saccheggiato anche tutte le loro tombe. Ehi, non è... Voglio dire, Peter mi ha ordinato di non permettere a nessuno di entrare nella chiesa. Andiamo, mica le sorelle nascondono qualcosa sotto i loro abiti. Vai. Oh, Cristo, Andreas, non forzarmi la mano. Cosa potrebbero mai fare le sorelle nella cripta? Non c'è niente laggiù, a parte cumuli di ossa. Allora, ti sei complimentato al falò e hai incoraggiato Antonio a obbedirgli. Qui c'è un errore nella traduzione, vedete? Missing string. Probabilmente non hanno inserito la localizzazione corretta. Non hanno proprio inserito la localizzazione di questa cosa. Però abbiamo avuto successo. E va bene, niente scherzi, capito? Non ci metteremo molto. Grazie, Carl. Siamo stati gentili con Carl, quindi lui ci ha fatto passare. Andreas, era davvero necessario? Ha funzionato, no? Bah. Presto da questa parte. Non abbiamo molto tempo. Sor Gertrude, Suor Matilda, cosa ci fate qui? Come avete fatto a superare i contadini? Ci aiutate, Andreas, padre? Madre Illuminata era preoccupata che patisse la fame, così Andreas si è offerto di accompagnarci qui. Oh, lode a Dio! Stavamo morendo di fame! Dio vi benedica, sorelle. Grazie, Santa Sazia. Sorelle, cosa sta succedendo all'esterno? Abbiamo visto poco e sentito ancora meno da quando siamo qui. Il maestro Mahler dovrebbe spiegare. Abbiamo visto poco con i nostri occhi dal convento. La città è impazzita. Venite, mangiamo e spiegheremo ogni cosa. Padre, ci guiderete nella preghiera? Che cosa? Certo che no. Grazie per il pasto, sorelle, ma dobbiamo tenerci alla consuetudine. Andiamo, padre, di certo possiamo tralasciare la consuetudine per una volta. Dobbiamo far sì che Carl pensi che stiamo pulendo la cripta, dopo tutto. Non credo che... Oh, va bene. Ma solo per la sicurezza delle suore. E solo per questa volta. Benedici noi, o Signore, e questi tuoi doni, che stiamo per ricevere grazie alla tua generosità. Per Cristo nostro Signore. Amen. È bello vedere delle facce amichevoli. Grazie per averci benedetti con questo pasto, sorelle. Sono sicuro che ci ridarà forza e vigore. Queste vecchie ossa non hanno più alcun vigore e un pasto probabilmente non aiuterà. Anche essere bloccati nella biblioteca piena di spifferi non sta portando nulla di buono. Non credo che tu abbia mai avuto alcun vigore, vecchio. Ah! Sono sicura che non dovrete rimanere qui a lungo. Andreas è stato molto utile nel farci oltrepassare il guardiano posto da Peter. Madre Illuminata ha pianificato tutto. È stata molto scrupolosa nei suoi preparativi. Vai, iniziamo a mangiare. Questo cos'è? Vino rosso, formaggio, pane di segale, vai, formaggio. Per quanto tempo saremo bloccati in questa vecchia torre sgangherata? Ho bisogno delle medicine di Suor Gertrude. Non preoccupatevi, fratello Edoc, sono sicura di potervele consegnare. Hai trovato qualche prova su chi ha davvero ucciso Otto, Andreas? Ho appena iniziato, padre, ci vorrà tempo. Penso di sapere che ho ucciso Otto, ma sono più concentrato a impedire a Peter di bruciare l'abbazia. Beh, ho qualche sospetto, ma non posso ancora confermare nulla. Buon Dio, Andreas, cosa ci fai qui? Devi convincerli che non sono stato io. Sto facendo del mio meglio, padre, vi prego di avere pazienza. Non è in gioco la vostra pelle, Mahler. Venite, padre, mangiate un po'. Un buon pasto calma i nervi come una medicina. Ok, andiamo di pane. C'è stato un sacco di rumore la scorsa notte. Qualcuno è stato ferito? No, nessun ferito. Hanno solo bevuto del vino sacramentale. Hanno profanato la sacrestia! Sacrilegio! Oh no! Oh, che Dio gliela faccia pagare a dovere! Fratello Matteo, calmati.
Sono sicuro che possiamo sostituire tutto, Matteo. Comunque, che utilità hanno dei calici d'oro per un monastero benedettino? Voglio dire, questo è un modo per ricevere il sacramento. No, dai. Sono sicuro che possiamo sostituire tutto, Matteo. Non è questo il punto. Hanno abusato del corpo e del sangue di Cristo. Un grande peccato. Fratello Matteo, per favore. Chiedo scusa, padre. Abate. Andiamo con il vino rosso. Allora, Andreas, hai idea di chi potrebbe essere il vero assassino? Ho qualche idea. Davvero? Beh, penso di aver visto l'assassino scappare quella notte. Potrei essere molto utile alla tua indagine. Cosa pensi di aver visto, fratello Gui? Indossava un costume per la festa. Credo, quindi, non può essere stato uno dei fratelli, ovviamente. E aveva anche i capelli scuri. Di sicuro non è uno dei fratelli. Interessante. Grazie, fratello Gui. Me ne occuperò. Certo, maestro Mahler. Vogliamo tutti che tu catturi il vero responsabile del crimine. Beh, è bello vedervi tutti sani e salvi. Sono sicura che Andreas risolverà presto tutto questo. Grazie per averci permesso di condividere un pasto con i fratelli, padre Abate. Fratello Wojslaw. È bello vedere che siete bene, Matilda. È una suora, fratello Wojslaw. Sì, sono felice di vedere che state bene, sorella. Che Dio vi accompagni. E accompagni te, fratello. Vi prego di ringraziare Madre Illuminata, Suor Gertrude. E Andreas, ci affidiamo a te. Affrettati con la tua indagine. Certo, padre, farò il più velocemente possibile. Vieni, Andreas. Faremo meglio a tornare indietro prima che Karl si insospettisca. Anche tu, Caspar. Ci vediamo presto, padre. Se tutto va bene. Presto, riattraversiamo la cripta. Ma lasciamo tutto così? Oh cielo, non abbiamo proprio il tempo di pulirlo. Dovremmo sperare che non tornino qui. Finalmente. E comunque, quanto tempo ci vuole per pulire una vecchia cripta? Erano secoli. Beh, che cosa ti aspetti? Tu e i tuoi amici saccheggiatori avete combinato un disastro tutta la notte. Va bene, non importa. Dovremmo cambiare postazione al più presto. Sbrigatevi e sparite. Grazie per averci scortato, Andreas. Faremo sapere a Madre Illuminata come stanno i fratelli. Buona fortuna con la tua indagine. Ok. Ancora 10 ore abbiamo. Ma continueremo la nostra indagine nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!